Buonasera! Finisce il mese di marzo con mercoledì. Quindi che fa? Si festeggia? Che Noi succede? festeggiamo sempre, festeggiamo con le migliori notizie che ci sono sulla piazza. Vai, dimmi, di che parliamo oggi? Allora, oggi parliamo di aspirine, la tanto vituperata aspirina, il tanto vituperato cortisone, vaccini, Ecco, Maria, giusto. spy story e attenzione. È quasi una trasmissione di servizio. Assunzioni nella pubblica amministrazione. Porca miseria, raccogliamo le adesioni per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Sigla! Scusa, metti le assunzioni nella pubblica amministrazione alla fine. Ti vuoi conservare il pubblico, eh? È Perché perciò vuoi ovvio. partire con Anche l'assunzione. se fossi in te sarei un po' attento perché quando tu dici, cioè che fai il sensale, tu fai Io, il per carità, tramite. io non faccio niente. Io sono l'uomo della strada che analizza i fatti, li commenta e ci cazzeggia sopra. Allora, Questo uomo sono della strada, senti un po', se tu vai in Germania, io. c'è un esperimento, quindi saresti uno degli 89.000 abitanti, più uno con te, di Tubinga, che è una città universitaria importante, e c'è questo esperimento in corso, cioè hanno riaperto un po' tutto, bar, ristoranti, musei, cinema, con il tampone rapido. Cioè io mi faccio un tampone rapido la mattina, è negativo e posso fare tutto. Vado al bar, vado Correttissimo. al L'unica ristorante. cosa è che tutta sta giostra l'ha pagata un privato. E per Ui. forza, siamo in Germania, hai capito? Un privato che ha a cuore le sorti economiche della città di Tubinga, quindi Sì, quindi ha chiaramente. funzionato, adesso però c'è un focolaio, un paio di focolai, un centro accoglienza, insomma, stanno sperimentando questa cosa. Quindi sai già che questa non è una cosa ripetibile in Italia. Uno, perché non ci sarà mai nessun privato Ma che... manco per niente. E poi, comunque, figuriamoci se poi qua ogni mattina ognuno si mette... Piuttosto si taroccano i risultati del tampone rapido per dire Ma è se sì, sto a chiaro, posto. è Andiamo chiaro. avanti. Aspirina e cortisone, perché li L'aspirina è abbiamo sempre tedesca, cancellati? tu sai la Bayer, no? Sempre roba tedesca è. Quindi è stato dimostrato da studi fatti in Italia che l'aspirina e il cortisone danno buoni risultati per chi è malato di Covid all'inizio per evitare l'ospedalizzazione e quindi l'aggravamento. Quindi mentre all'inizio diciamo, era stato proprio bandito Esatto. soprattutto il cortisone, adesso gli antinfiammatori, quindi l'Aulin, il Non cortisone, fare ma pubblicità, l'Aulin, gli antinfiammatori. l'acido acetil salicilico, ti è molto la testa. Quindi immagino corse all'accaparramento. Immagino che se un anno fa era il contrario di questo, oggi invece sì. Magari tra 6 mesi di nuovo no, io mi farei bellamente i fatti miei, anzi mi farei un vaccino più che altro. Se me lo facessero starei più tranquillo con il vaccino piuttosto che con l'aspirina e con il cortisone. Vabbè, qua Che dice tutto aiuta, le vitamine C, D, E aiutano tutto. Comunque sia, noi il nostro l'abbiamo fatto, cioè abbiamo detto che l'aspirina è dici? vero. Abbiamo detto e va bene. Non parliamo di spy story perché non ci interessano, perché quello se io chissà che mi credevo, quello se si sarebbe, hanno detto che è 5.000 euro, quindi già non è una cosa già Cioè, proprio. quello dell'aeronautica si è venduto i No, è segreti. della Marina Militare, La sarebbe Marina che si è venduto venduto i 5.000 segreti alla euro. Russia per 5.000 euro. Quindi già per questo non è credibile, quindi noi lo Non archiviamo. Quindi se poi vogliamo parlare di cose serie, Ecco. devo dire che il buon Renato Brunetta, che è ministro Mi preparo, dimmi, della dimmi, sono pronto, dimmi. pubblica amministrazione, Sì. ha detto che ci saranno 125.000 assunzioni a Dove? breve, A breve. di cui 1.500 solo a Roma Capitale, attenzione. 125, quindi ministro Brunetta è il nuovo Remo Gaspari. Si è trasformato dall'orco degli statali, dal fustigatore, licenziatore, All'assuntore degli stati. assuntore.
Altro che Luciano D'Alfonso, forse avrà, ti ricordi Luciano D'Alfonso che disse? A noi ha detto che il popolo doveva lavorare. 200.000 risorse umane alla pubblica amministrazione, eccetera. E quindi si sarà consultato con Luciano D'Alfonso. Di sicuro. Poi più, quindi per chi sta proprio a spasso, insomma, si vuole sistemare, ci sono posti un po' ovunque, più ci stanno, cinque, si devono rinnovare tutti i consigli di amministrazione negli enti più importanti, che sarebbero privati, però... Dove il tesoro esercita la golden share e quindi nomina gli amministratori. Quindi sono altri 518 caselle da riempire. Caspita. 342 consiglieri e 176 sindaci. Quindi Cassa Depositi e Prestiti, le Ferrovie, la RAI, l'Invimit, la Sogei, la Banca Banca Monte Paschi di Siena e altre 15 società che non ti sto ad elencare, ANAS, Enel, le Poste e via discorrendo. Abbiamo risolto il problema della disoccupazione. Oppure abbiamo tante caselle per i trombati della politica da occupare, questo forse è il vero aspetto. Pensavo tu dicessi nominati, qualche nominato da Riciccià, che Riciccià sei. Qualche nominato che ha perso la nomina e che va nominato in questi posti che hai testa e nominato. Più ancora. Un posto di Scanzi dalla Berlinguer, perché la Berlinguer lo avrebbe cacciato, ha detto no, Scanzi si è fatto il vaccino, cioè il problema continua a essere sempre uno più puro che ti è pura di Scanzi, vedi, la Berlinguer sì, però, esatto. È stata più pura e ha epurato Scanzi. Scanzi si è fatto il vaccino, lo ha detto, no? Allora, io non sono il furbetto del vaccino, sono lo scemetto del vaccino. Scemetto si è vantato, che vantato. Però, vabbè, insomma, questo per dire che... A proposito di sta storia dei furbetti dei vaccini, ho visto che pure in Abruzzo, delle indagini, che c'è? Ci sono indagini in corso, massimo riservo, io non ti posso dire niente al momento. Però tu sai già tutti i nomi. Però sono 80 persone, 80, una lista dei famosi 80. Cioè la lista degli 80 furbetti del vaccino. vabbè, ma questa ci dobbiamo costruire la puntata domani, non va bene, non li usiamo, non la usiamo, ma hai certificato uno per uno i nomi degli 80. Giornalisti, magistrati, politici. Sono tutti caregivers, caro lei, quindi tutto certo. Regolare. Certo, perché noi siamo quelli che danno sostegno, danno assistenza, cure, come altro vuoi definirci. Esatto, curiamo i mali dell'anima. Vabbè, ci sentiamo domani con la lista degli 80. Avevo anche altre liste, ma mi sa che non... Le liste di proscrizione ci vogliono qua. Buona serata, ciao! A domani.